Ma chi era Giovanni Poleni? Beh, troviamo la sua statua in Prato della Valle, a Padova, realizzata da Antonio Canova. Naturalmente in Prato della Valle adesso vi è una copia, mentre l'originale è conservato presso i musei di Padova. Una statua in Prato della Valle e un personaggio di fatto all'epoca. Famoso non solo a Padova, non solo nella Repubblica di Venezia, ma in tutta Europa. Era membro delle principali accademie dell'epoca, la Royal Society di Londra, l'Accademia Reale di Berlino, l'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo e quella di Parigi, solo per nominarne alcune. Non solo, ma era in contatto con i maggiori esponenti del mondo scientifico dell'epoca e non solo. Ricordiamo ad esempio fra i suoi corrispondenti l'abate Nollet, lo scienziato di corte del re di Francia, Cassini, Eulero, i Bernoulli, Newton, Leibniz, Celsius, solo per nominarne alcuni. Quindi un personaggio famoso in tutta Europa che si occupa degli argomenti più diversi. Inventa ad esempio una macchina calcolatrice, ma si occupa, è anche un esperto di filologia, avvia la redazione di un dizionario, è un esperto di architettura antica e ottimo conoscitore anche del latino, avvia un'edizione critica, anzi pubblica, un'edizione critica dei testi di Vitruvio, si occupa di restauro proprio sulla base della sua profonda conoscenza dell'architettura antica e sulla base degli esperimenti che lui conduce, e ne parleremo fra poco. Poleni si occupa in particolare, viene incaricato dal Papa dell'epoca, Benedetto XIV, del restauro della cupola di San Pietro. Per consolidare la cupola decide di fissare dei cerchioni di ferro e per decidere la sezione di questi cerchioni utilizza la macchina divulsoria che vedete a destra, oggi conservata al Museo di Storia della Fisica. Poleni è poi un esperto di idraulica teorica, ma anche idraulica applicata a cosa in particolare? A quello che era il bene principale, se vogliamo, della Repubblica Veneziana all'epoca, la laguna veneziana. Quindi si occupa proprio di idraulica lagunare, ma si occupa anche di fiumi, si occupa del mantenimento di aree boschive, si occupa tantissimo, insomma, del territorio, come era tradizione, per la Repubblica di Venezia, era fondamentale che i matematici, i fisici, filosofi, dell'Università di Padova facessero consulenze dessero il loro parere scientifico proprio su queste questioni di territorio. Ecco, qui vediamo un'altra degli schizzi di Poleni proprio su questioni legate al fiume Brenta. Un esperto quindi su tantissimi settori, ma anche un personaggio, quindi un erudito, un personaggio colto a 360 gradi e anche un appassionato di musica. Ecco cosa scrive un francese, il conte di Tournai, il 28 luglio 1739 a un suo corrispondente. Gli scrive: si dice che, malgrado lo stato di degrado in cui Padova è ridotta, gli stranieri che l'hanno conosciuta la lasciano solo con rimpianto. Questo non può non accadere se i suoi abitanti sono del tipo del marchese Poleni, professore di matematica. È un uomo coltissimo e al tempo stesso di un'estrema dolcezza, ma quello che prova al meglio che si tratta di un galantuomo è la sua inclinazione per la musica. Mi ha fatto ascoltare il signor Negri, un virtuosissimo suonatore di organo, di cui sono stato abbastanza soddisfatto. E al mio ritorno a Padova mi ha promesso di procurarmi Tartini, celebre violino. Tartini e Poleni si conoscevano bene e Poleni ammirava naturalmente tantissimo Tartini. Allora,
Cosa succede invece presso l'Università di Padova? Ebbene, a Poleni vengono attribuite nel corso del tempo, a partire dal 1710, diverse cattedre. Prima la cattedra di astronomia e meteore, poi quella di filosofia naturale, una delle cattedre di filosofia. Nel 1719 la prestigiosa cattedra di matematica, che era stata di Galileo, e 1739 gli viene attribuita, oltre alla cattedra di matematica, una cattedra completamente nuova, appena istituita dalla Repubblica di Venezia un anno poco prima, nel 1738, la cattedra detta di filosofia sperimentale. Cosa si trattava di fare? Ebbene, per la prima volta si trattava di presentare alcune parti della scienza, idrostatica, pneumatica, meccanica, ottica, calore, elettricità, quello che oggi noi chiamiamo fisica, di presentarle agli studenti, ma in modo sperimentale, attraverso esperimenti e dimostrazioni. Un incarico difficile perché non era mai stato proposto un insegnamento di questo tipo all'Università di Padova, anzi a livello europeo si trattava di una delle prime cattedre di questo tipo. Poleni si preoccupa molto, molto serio, si rende conto che è un incarico gravoso, dove deve creare lui stesso tantissimo e chiede diverse cose alla Repubblica di Venezia, crede di avere un assistente perché si tratta di fare lezioni sperimentando, chiede di avere una sala adeguata e infatti lui e Giovan Battista Morgagni, carissimo amico di Poleni, vengono incaricati di ristrutturare il palazzo del Bo. Qui abbiamo il cortile antico del Bo. Ebbene, qui avete il teatro anatomico. Da questa parte viene creato un teatro, come dice Poleni, una specie di teatro per gli spettatori. Vi capiranno circa 100 persone. Già se il luogo fosse maggiore, quelli che fossero di più per necessità dovrebbero essere più lontani. E quindi, dice Poleni, non potrebbero ricavare frutto dalle lezioni e non potrebbero vedere bene gli esperimenti. Quindi, un assistente, un luogo adeguato, viene creato un teatro per queste nuove lezioni di fisica e poi per fare esperimenti occorrono strumenti. E non era facile all'epoca procurarsi gli strumenti scientifici per delle lezioni di fisica, gli atelier erano pochi, gli strumenti erano difficili da costruire ed erano estremamente costosi. Cosa fa Poleni? Si rivolge a tutte le sue conoscenze attraverso l'Europa, acquista strumenti certo in Italia, ma li acquista anche in Francia, in Olanda, si rivolgerà anche ai suoi corrispondenti all'Accademia di San Pietroburgo e arriveranno strumenti collegati direttamente o indirettamente all'Inghilterra e all'Olanda. Quindi una collezione straordinaria di cui vedremo qualcosa in più adesso. Di fatto non era facile in quel periodo trovare strumenti scientifici adeguati di buona qualità per le lezioni di fisica e per le ricerche che Poleni stava conducendo in quegli anni. I primi strumenti che Poleni acquista li ottiene dagli eredi di un patrizio veneziano, Cristino Martinelli, appassionato di scienza che aveva una sua piccola collezione. Fra questi strumenti bellissimi, una pompa da vuoto, uno strumento quindi per fare esperimenti con il vuoto, quindi della campana di vetro si diminuisce la pressione, si crea un certo grado di vuoto, mettendo in movimento dei pistoni in questi cilindri, quindi una specie di effetto siringa. E gli esperimenti che si facevano erano molteplici, ad esempio, si mostrava che una candela in aria rarefatta si spegne, si mostrava che l'acqua bolle anche a temperatura ambiente, vesciche di animali in cui si toglie chiuse si rigonfiano e una campana, beh, se si mette a suonare in un certo grado di vuoto, non se ne sente il suono.
Abbiamo detto che Polemi acquista strumenti sia in Italia che in Europa e tra le persone a cui si rivolge Peter van Muschenbroek, studioso di scienza in Olanda. Peter van Muschenbroek ha un fratello, Jan van Muschenbroek, costruttore di strumenti scientifici. Tramite Peter, Polemi acquista strumenti presso l'atelier di Jan van Muschenbroek a Leida, tra questi una pentola a pressione, una pentola di papà. Le pentole a pressione erano state inventate da Denis Papin nel 1681, vengono descritte per la prima volta nel 1681. E che cos'erano? Erano proprio le pentole a pressione che oggi usiamo in cucina, si metteva delle ossa, della carne e la si scaldava ad alta pressione per vedere l'effetto, per estrarre eventuali succhi, quindi per studio. Erano strumenti da laboratorio. Solo 2 secoli dopo, più di 2 secoli dopo, diventeranno strumenti comuni in cucina. Altro personaggio a cui Polemi si rivolge per acquistare qualche strumento, l'abate Nollet. L'abate Nollet era lo scienziato di corte del re di Francia, grande dimostratore, professore di fisica sperimentale, come lo stesso Polemi. L'abate Nollet però, proprio perché gli strumenti sono cari, si mette lui stesso a far costruire strumenti ad alcuni operai, strumenti splendidi, prestigiosi, di cui tiene un esemplare per sé e di cui invece vende 2 o 3 esemplari in giro per l'Europa. Oggigiorno sono strumenti estremamente rari, naturalmente. Polemi acquista diversi strumenti presso Nollet, tra cui qui vediamo lo strumento per studiare l'attrito. Gli strumenti di Nollet sono tipici per quanto riguarda la decorazione, vedete, sono diciamo solito verniciati di nero con delle decorazioni rosso e oro, tipicamente cineserie del Settecento. Tra coloro che procurano strumenti a Giovanni Polemi spicca un altro nome. La cui storia è molto particolare, Philippe Verange, un nome francese. Philippe Verange era un fabbro diventato filosofo perché? Perché lui lavorava presso la corte a Lunéville, la corte del duca di Lorena. Appassionato di scienza, il duca di Lorena lo spedisce Verange in Inghilterra a formarsi presso i grandi costruttori inglesi e tornato costruisce per il duca un straordinario numero di macchine che suscitano l'ammirazione niente meno che di Voltaire. Voltaire in alcune sue lettere parla proprio di Verange, questo fabbro diventato filosofo, diventato fisico e dimostratore, quindi professore di fisica sperimentale. Bene, cosa succede poi? Beh, Philippe Verange, così come tutta la corte di Lorena nel 1737, si trasferisce a Firenze, i duchi di Lorena diventano i nuovi signori di Firenze. Ma a Firenze Verange non riesce a ricreare i corsi così come li dava in Lorena e per arrotondare lo stipendio si mette a costruire strumenti anche per altri committenti, tra cui Giovanni Polemi. Ecco qui ad esempio uno strumento costruito da Verange per Polemi. Uno strumento lungo questo binario tagliato a forma di cicloide, si fanno cadere 2 palline, si fanno partire da 2 altezze diverse le palline, arriveranno sempre in fondo alla cicloide insieme. Ecco,
Ecco un altro degli strumenti costruiti da Philippe Verhange, un binario che segue con quindi giri sempre più ampi lungo un paraboloide, qui un filo a piombo per verificare la verticalità e quindi anzi l'orizzontalità in questo caso della base, si fa cadere una pallina lungo il binario e si osserva che la pallina percorre ogni giro in tempi, in periodi di tempi esattamente uguali. Come mai? Beh, l'oggetto è costruito in modo tale che ognuno dei giri aumenta proprio secondo la sequenza dei numeri dispari, cioè il secondo giro è 3 volte più lungo del primo, il giro successivo è 5 volte più lungo, poi 7 volte, 9 volte, eccetera. Quindi, secondo la legge oraria di caduta dei gravi di Galileo, ognuno dei giri deve essere percorso in tempi uguali. Quindi si tratta di strumenti, con il Settecento abbiamo questi strumenti che permettono di dare delle dimostrazioni dirette, immediate, di quelle che erano le leggi della fisica. Poleni acquista naturalmente anche strumenti presso artigiani italiani, anche artigiani locali. Questo ad esempio è il modello del battipalo che venne usato, quindi una macchina che serviva per conficcare pali nei letti dei fiumi. Questo battipalo, mosso dalla forza motrice dell'acqua, venne ideato da Bartolomeo Ferracina, orologiaio, meccanico, colui che restaurò l'orologio di San Marco a Venezia, tra le varie cose. Ebbene, Ferracina venne incaricato a metà Settecento di ricostruire il famoso ponte di Bassano disegnato da Palladio e proprio in questo senso ideò un nuovo modello di battipalo di cui fece un modellino in scala ridotta per il gabinetto di fisica di Giovanni Poleni. È questo l'oggetto che vediamo qui. Molti poi degli strumenti della raccolta di Giovanni Poleni, oggi custoditi presso il Museo di Storia della Fisica, vennero invece costruiti da artigiani locali sotto la guida di Poleni e sulla base dei trattati di fisica più famosi dell'epoca, soprattutto trattati olandesi e inglesi. Quindi, di nuovo, questo per esempio è uno strumento per studiare il moto parabolico dei proiettili. Quindi, di nuovo, strumenti costruiti sì in sede, ma sulla base di modelli europei, una collezione ricchissima è quella che riesce a creare Giovanni Poleni, una collezione ricchissima di dimensione europea, di respiro europeo, una collezione che per la sua ricchezza, come ebbe a scrivere l'Accademia delle Scienze di Parigi, mise la scuola di Padova alla pari con le principali università europee, una collezione proprio che pone Padova al cuore dell'Europa del secolo XI.